Adesso Barbara, è arrivato il momento di Marco Tontodonati con il suo progetto blog. Il blog di Marco Tontodonati. Da Round 35, il nuovo appuntamento con il mio vlog. Saluto gli amici di Radio DJ International e di Rete 8 che ci stanno guardando. Oggi con noi Davide De Siati, segretario regionale CISL Scuola Abruzzo e Molise, ben trovato. E poi la collega Daniela Burgassi, esperta nel settore. Cominciamo a parlare un po' di dimensionamento. Viviamo un periodo di grandi trasformazioni del sistema scuola. Il film Un mondo a parte di Riccardo Milani ha presentato al grande pubblico quelle che sono in parte le problematiche legate al dimensionamento che ci riguardano da vicino. Quanti e quali istituti verranno chiusi? Domanda diretta, c'è sì. Poco da girarci intorno. Dunque, quest'anno in Abruzzo c'è in previsione una riduzione di 4 autonomie scolastiche, però diventano 5 perché la regione ha avuto un ripensamento su un dimensionamento fatto l'anno scorso sulla città di Pescara. Quindi dovrà ridividere il comprensivo 1 e 7 che sono stati unificati a partire proprio da settembre di quest'anno, quindi complessivamente verranno fatti 5 ridimensionamenti. Si poteva fare di meglio? Si poteva fare sicuramente di meglio, è stato un dimensionamento fatto di corsa, con poca riflessione e, a nostro personale avviso, con poca corrispondenza proprio con quei principi che sono dati dalla legge, ribaditi dalle norme regionali, la salvaguardia delle aree montane. C'è ancora qualcosa che si può fare? Sicuramente, noi dobbiamo tenere presente che il nostro territorio è fatto di piccoli comuni, di piccoli centri e di aree montane. Serve una buona programmazione sulla rete scolastica e soprattutto bisogna affrontare di petto il problema del trasporto scolastico, garantendo la massima possibilità di fruibilità del servizio nelle scuole. Il vlog di Marco Tontodonati. Nel mio vlog oggi si parla di scuola, prego collega. Allora, Desiati, ci sarà un appuntamento importantissimo per il sistema scuola abruzzese. Di che cosa parliamo? È il secondo appuntamento del tavolo tecnico interistituzionale che vede la partecipazione ufficio scolastico, regione, province, associazioni di comuni delle province e i soggetti sindacali. È un appuntamento importante perché lì abbiamo l'aggiornamento e la sintesi di quanto fatto dalle province in tema di dimensionamento, proprio per raggiungere l'obiettivo dei 5 tagli necessari. Ecco, come il dimensionamento delle scuole influisce sulla comunità educativa e su quelli che sono i servizi offerti agli studenti? Il dimensionamento, quando riguarda i piccoli centri, il film Un mondo a parte ci ha dato una testimonianza di cosa avviene nel momento in cui fa rischiare la presenza di una scuola in una piccola comunità. Ma ovunque il processo di dimensionamento richiede un iter per le scuole di creazione di una nuova identità che mette in comune soggetti diversi, aree diverse, magari a volte ordini di scuole diverse, perché a nostro avviso in Abruzzo si è fatto troppo ricorso agli istituti onnicomprensivi. Parliamo anche dell'importanza della partecipazione delle famiglie e della comunità nel processo di dimensionamento delle scuole. Sì, in pratica le famiglie dovrebbero partecipare a questo processo attraverso gli organi della scuola, in questo particolare caso il consiglio d'istituto, dove c'è una rappresentanza nel primo ciclo soltanto delle famiglie, di 8 rappresentanti eletti, nel secondo ciclo, quindi nelle scuole superiori, sia delle famiglie che degli studenti, in ordine 4 e 4. Sono rappresentanti che quindi a loro volta coinvolgono un po' tutta la comunità scolastica nell'esprimere il proprio parere, la propria opinione sull'opera di dimensionamento. Lei parlava di 5 istituti che verranno chiusi, possiamo già anticipare quali saranno? Ne abbiamo solo 2 e quindi in questo caso la regione ha preannunciato un'azione d'imperio, ne abbiamo 2 solo nella provincia di Teramo, riguardano il liceo artistico storico di Castelli che verrà abbinato a un liceo scientifico di Teramo e noi siamo contrari in questo caso. Perché? E siamo contrari perché di fatti viene associato non al liceo artistico che è parte di quell'istituto che oggi a Teramo è coinvolto
nel famoso Delphi che è coinvolto nel problema della sede e così via. Il liceo di Castelli è un liceo artistico e quindi avevamo auspicato un dimensionamento con il liceo artistico di Teramo, non con un liceo scientifico, perché chiaramente gli indirizzi sono diversi e si tratta sempre di un liceo, però uno chiaramente scientifico, l'altro è artistico, e c'era maggiore affinità con l'altro istituto. Non conosciamo a fondo le motivazioni della provincia, ma temiamo che siano legate ai problemi del momento della sede di Teramo. Il blog di Marco Tontodonati. Oggi si parla della scuola nel mio vlog, ma cedo volentieri la parola alla collega Burgassi, anche perché molto più preparata del sottoscritto, perché è proprio una docente, quindi vive in prima persona queste situazioni. Certo, e Desiati, parlavamo di problemi nel dimensionamento di Teramo, quali sono? Sì, a Teramo erano stati richiesti 3 dimensionamenti, la provincia ne porta 2, diciamo, come proposta al tavolo regionale, all'assessore regionale. Il primo è il liceo artistico di Castelli con il liceo scientifico di Teramo, il secondo è l'istituto comprensivo di Civitella e Torricella, che viene smembrato sostanzialmente, ma unificato, diciamo, per meglio dire, all'istituto comprensivo di Campli, con una rideterminazione della sede di dirigenza. Terza proposta non viene fatta dalla provincia di Teramo e quindi saremmo fermi a 2. Le altre province non propongono nulla e quindi la regione dovrà trovare altri 3 dimensionamenti da fare senza alcun tipo di proposta da parte delle province. E da parte vostra? Da parte nostra chiaramente noi siamo purtroppo contrari a quest'opera di dimensionamento a monte, ma non per partito preso chiaramente, ma perché rivendicavamo per l'Abruzzo un'azione della politica regionale a maggiore salvaguardia del territorio. Noi prima di questo riassetto avevamo un ampio ricorso alla deroga per la zona di montagna, perché l'Abruzzo è montano, certo, e così via, e quindi chiedevamo che ci fosse una revisione integrale del numero di dirigenze che l'Abruzzo avrebbe dovuto tagliare. Detto questo, chiaramente ci sembra che comunque l'opera di dimensionamento che sta portando avanti la regione non rispetti proprio né il principio regionale né quello che loro hanno ribadito nella norma proprio qui regionale, ovvero la salvaguardia esatta delle aree interne. Quindi finora si è guardato molto alle aree interne e poco alla costa e alle città. Diciamocelo pure, Desiati, l'offerta formativa scolastica qui in Abruzzo non è accessibile, o comunque non è pienamente accessibile. Perché? Innanzitutto è d'accordo con me? Sono d'accordo e chiaramente questo si è creato nel tempo con delle scelte a livello nazionale, così come purtroppo la regione è costretta ad attuare. La scelta di avere ad esempio un unico liceo musicale per province molto estese come quella dell'Aquila, come quella di Chieti e così via, e chiaramente porta a scelte come la collocazione del liceo musicale a Basto, per fare un esempio, per la provincia di Chieti, che chiaramente ha difficoltà, porta con sé difficoltà d'accesso da tutto il resto della provincia. Non c'è un trasporto scolastico che permette in orari scolastici agli alunni di raggiungere questa offerta formativa, ma questo è ripetibile come problema ad esempio per il nautico, che è un'offerta unica regionale, quindi dovremmo avere un sistema regionale, quindi una mappatura di un sistema regionale che permette a degli alunni di raggiungere la scuola, di fruire di questa offerta formativa, o come unica alternativa abbiamo il convitto, l'istituzione di un convitto in offerte formative di questo tipo. E questo si ripete per il nautico, i licei musicali, i licei coreutici, gli istituti agrari. Abbiamo diversità di offerta formativa tra i vari istituti, come ad esempio linguistici, capire, e così via. Quindi diciamo che serve una risposta che o è data da un sistema di trasporto che permette questa fruibilità, o l'altra soluzione sono i convitti. Quindi o l'una o l'altra, o la politica, magari se ha altre soluzioni ne saremmo contenti. Noi vediamo queste, diciamo, le soluzioni per possibili. Per dirlo chiaramente, un ragazzo di L'Aquila che volesse fare l'istituto nautico non potrebbe in nessun modo frequentarlo. Appunto, è impossibilitato. Una famiglia non manda un ragazzo di 14 anni in una residenza privata, in un'abitazione privata in affitto per frequentare un istituto. Per cui
e chiaramente dall'Aquila a Ortona è un po' impensabile un trasporto scolastico, perché certo, richiederebbe al ragazzo ore e ore sui mezzi. Quindi chiaramente un'offerta formativa di questo tipo necessita di istituzioni come un convitto, dove ci sono persone che aiuteranno e vigileranno il minore e renderanno di fatto fruibile l'offerta formativa. E perché non viene fatto? Questa è una domanda che poniamo da anni alla politica, ma in alcuni casi delle soluzioni anche relativamente semplici. Faccio un esempio per tutte all'Istituto Agrario di Cerni, che invece in questo caso è unico istituto agrario della provincia di Chieti, è nella periferia di un comune di 3.000 abitanti, difficilmente raggiungibile, ha un convitto, ma esclusivamente maschile. Ah, quindi una ragazza che volesse frequentare l'istituto agrario e che magari abita lontano da Cerni non potrebbe frequentarlo. È particolare anche la definizione di lontano, perché già qui a pochi decine di chilometri già è impossibilitato. Sempre con Davide Desiati, segretario regionale CISL Scuola Abruzzo e Molise, stiamo parlando insomma delle varie problematiche, ce ne sono tante, ma la CISL sta facendo qualcosa per provare a risolvere? Costantemente ripropone delle soluzioni e soprattutto ripropone l'attenzione alla politica. In questo caso c'è stato un avvicendamento nel governo regionale e quindi abbiamo adesso nelle prime occasioni con il nuovo assessore regionale abbiamo riproposto il tema di affrontare sia il problema a scuola nell'interezza, dicasi edilizia, fruibilità dell'offerta formativa, rete scolastica sul territorio. Rete scolastica che deve garantire le particolarità abruzzesi, area montana, piccoli comuni e tutto ciò che in qualche modo caratterizza l'Abruzzo, che chiaramente ha questa articolazione territoriale in tantissimi piccoli comuni, tantissimi plessi scolastici molto piccoli in alcuni casi. E parliamo anche della sicurezza nelle scuole, nota argomento dolente, forse ancora più importante degli altri argomenti che abbiamo trattato. Eh sì, anche perché il 22esimo rapporto di cittadinanza attiva ci riporta dei dati veramente preoccupanti, no? Quasi il 60% delle scuole è inagibile. Tra il 2023 e il 2024 si sono contati ben 69 crolli. Qui in Abruzzo com'è la situazione? Io purtroppo devo dire che noi speriamo di continuare che non ci siano episodi gravi, che non accadano episodi gravi a seguito magari di terremoti, eventi come alluvioni, insomma problemi atmosferici che mettono a rischio gli edifici. Si tratta tutti di edifici, nella stragrande maggioranza dei casi oramai hanno tantissimi decenni, hanno bisogno di interventi, ma noi pensiamo che sia proprio necessario un piano straordinario di intervento sull'edilizia scolastica. Certo, avete una mappatura? Quali sono le scuole più a rischio? No, una mappatura esatta non c'è, ma qui noi dobbiamo considerare che appunto perché la rete dei comuni abruzzesi è fatta di una rete di piccoli comuni, i piccoli comuni non hanno una capacità diretta di indebitamento per creare una nuova scuola, per rispondere a problemi di edilizia scolastica. Quindi se non c'è un piano o nazionale o regionale che finanzia la creazione di quei plessi scolastici sicuri, quindi che rispondono a normativa antisismica, che danno chiaramente sicurezza, e a nostro avviso le scuole vanno costruite e pensate in orizzontale. Certo. E noi abbiamo anche continua da parte anche tecnica, oltre che politica, l'idea che si possa costruire delle scuole in verticale, con tutti i rischi che ovviamente seguono a costruzioni di questa natura. Beh, io direi che possiamo anche chiudere questo primo incontro con Davide Desiati, segretario regionale, ricordo CISL, Scuola Abruzzo e Molise. Ci sarebbero tanti altri argomenti di cui parlare, magari lo faremo in qualche altra occasione. Grazie anche alla collega Daniela Burgassi, grazie, esperta proprio nel settore, e grazie agli amici che ci hanno seguito su Radio DJ International e Rete 8 in visione. Grazie. Il blog di Marco Tontodonati.